Salve a tutti, oggi vi parleremo della chitarra battente e un piccolo accenno alle origini dello strumento per arrivare a come la utilizziamo, facendola dialogare con la chitarra classica e tutti i nostri strumenti, quattro, charango, mandolino, cavaquinho e mandola. Stabilire l'origine certa della chitarra battente è un compito arduo se non impossibile. Probabilmente è nata nel 1600 in Italia. Non a caso nel 1600 a Roma iniziarono a produrre le prime corde metalliche che saranno montate poi sulla chitarra battente. Fino alla seconda metà del Novecento, nel nostro paese, quando si parlava di chitarra, si voleva indicare appunto la chitarra battente, mentre la chitarra classica era denominata chitarra francese. Il termine battente può essere inteso con due significati. Il primo si riferisce alla tecnica di esecuzione che prevede di battere con la mano destra sulle corde dello strumento. Il secondo invece indica il fenomeno acustico dei battimenti che si vengono a creare dovuti alla presenza dei cori che difficilmente si riescono ad accordare perfettamente all'unisono. L'ambiente colto si è totalmente disinteressato alla chitarra battente, anche perché scrivere per questo strumento con accordatura rientrante risulta molto difficile e, come afferma Arnold Schoenberg, la nostra epoca moderna cerca molto, ma finora ha trovato soprattutto il comfort, e il comfort si espande in tutta la sua ampiezza, anche nel mondo delle idee, rendendoci tutto più facile di quanto sia mai accaduto. Tra i maggiori liutai ricordiamo la famiglia De Bonis di Bisignano, provincia di Cosenza, che tramandano da generazioni la straordinaria scuola di costruzione della chitarra battente, toccando l'apice nel corso del Novecento con Nicola e Vincenzo De Bonis, appunto. Oggi una nuova scuola di liuteria sulla chitarra battente si sta facendo strada grazie anche alla collaborazione tra il liutaio Sergio Pugliesi della Oliver Guitar Lab di Scilla e il musicista Francesco Loccisano. Insieme hanno dato vita ad uno strumento moderno capace di riprodurre e raccontare una nuova epoca chitarristica tutta italiana. Oggi la chitarra battente sta vivendo una nuova vita, svincolandosi dall'essere solo uno strumento sostenitore del canto popolare ed entrando nell'albo degli strumenti solistici, con un nuovo repertorio originale e trascrizioni che non affondano per forza nelle radici della musica popolare del Sud Italia. Tra i maggiori innovatori dello strumento troviamo appunto Francesco Loccisano, che con i suoi tre dischi, Battente Italiana, Maestria e Solstizio, formate da sue composizioni originali per chitarra battente, ha introdotto un nuovo sound della chitarra battente, aprendolo le porte al mondo degli strumenti solisti. Prendendo spunto dal lavoro di Francesco Loccisano ed utilizzando anche sue trascrizioni, abbiamo iniziato a far dialogare la chitarra battente con il mandolino e la mandola, utilizzandola sia come strumento solista come in Assud di Mozart, sia come strumento accompagnatore nella tarantella per mandola di Calzolaro e nella tarantella opera 18 di Calace, sviscerando tecniche popolari ma anche tecniche di arpeggi. Ma la nostra vera scommessa è stata l'audacia di far dialogare la chitarra battente con gli strumenti propri del Sud America. Così con il quattro, charango, cavaquinho si è creato un nuovo sound ma soprattutto un notevole feeling sonoro tra gli strumenti. Così ci siamo imbattuti nuovi arrangiamenti dei valsi di Antonio Lauro, già trascritti di Francesco Loccisano, e della partita di Carlos Bonnet nel nuovo duo chitarra battente e quattro. Anche con il cavaquinho, il nuovo mix sonoro ci ha portato a riarrangiare Apaneite cavaquinho di Ernesto Nazareth e Carioquinha di Valdir Azevedo. Con la sonorità spinta del charango, la chitarra battente non ha avuto difficoltà a dialogare in Carnaval di Arequipa, della tradizione popolare sudamericana, e il Condor Pasa di Daniel Alomia Robles. Infine, il duo che nel Novecento era molto popolare nel Sud Italia è quello tra chitarra battente che accompagnava la chitarra classica, chiamata chitarra francese. Noi abbiamo ribaltato la situazione nella tarantella dello zio Nicola, già trascritta per chitarra battente da Francesco Loccisano. Poi abbiamo fatto alternare i ruoli in Son de Carillon.
Infine, grazie al maestro Angelo Gilardino, abbiamo la prima composizione colta per chitarra battente, dove la chitarra battente dialoga alla pari con la chitarra classica, con il linguaggio colto del maestro Di Vercelli. Il titolo della composizione è Albero solitario, omaggio alla grande pittrice lucana Maria Padula, appunto per chitarra classica e chitarra battente. Ciao a tutti, seguiteci sul nostro sito www.cordaminazioni.com, sulla nostra pagina Facebook Cordaminazioni e sul nostro canale YouTube Cordaminazioni. Giustamente. Ciao a tutti. Ciao.